Giorgio, lei è campione italiano di modellismo navale. Innanzitutto, quante volte ha ottenuto questo titolo e che sensazione ha provato? Due volte, nel 2018 a Perugia e quest'anno a Ferrara. La soddisfazione è stata grande, in particolare la prima volta, chiaramente. La soddisfazione è grande, ma posso dire che anche quando si costruisce qualcosa di molto piccolo, come la prima che ho fatto, la soddisfazione è comunque grande lo stesso, perché quando vedi qualcosa che hai fatto te, nel momento in cui ci metti la bandiera, provi comunque una grande soddisfazione. Questo lo dico anche per chi volesse cominciare pensando che fossero cose impossibili, ma nella semplicità tutto è possibile e le soddisfazioni sono comunque grandi. Ecco, alle sue spalle c'è questa imbarcazione con cui lei ha vinto il titolo 2022. Che cos'è? È lo yacht della Casa Reale Inglese del 1749. Si chiama Royal Caroline ed è la riproduzione fedele fatta sui disegni originali del Museo Reale Inglese, il Museo di Greenwich. La particolarità di questo veliero è le sculture, che sono tante, sono anche complesse da fare e sono tutte rivestite in foglia d'oro. E vengono fatte con il legno di bosso, con degli attrezzi che non si trovano sul mercato, bisogna autocostruirli perché sono degli incisori molto piccoli, addirittura qualche volta 5 decimi di millimetro, tanto per capirci. Quanto tempo ha messo per realizzare quest'opera? Il tempo reale è all'incirca 4 anni di lavoro. Sicuramente occorre quindi tanta precisione, impegno, conoscenza. Come le è venuta questa idea? Passione e pazienza. Ho cominciato circa 40 anni fa, in un momento di crisi professionale. È stata, come dire, un'esigenza personale, poi questa esigenza si è trasformata in passione pian piano. Poi, come tutte le cose, ogni volta che fai qualcosa di più, ti viene sempre voglia di fare qualcosa di più impegnativo. Negli anni ho costruito parecchi modelli e questo è stato praticamente l'ultimo, un altro in costruzione, e qui ho espresso tutte le mie capacità. Da dove è partito? Qual è la sua prima imbarcazione che ha costruito? Nel 1980 fu l'Amerigo Vespucci. Naturalmente, visto con gli occhi del professionista di oggi, se posso definirmi professionista, sembra una cosa abbastanza semplice, ma per me averla completata quella volta fu comunque una grande soddisfazione. Poi ho proseguito con alcuni modelli acquistati, nel senso scatole di montaggio, e poi pian piano sono arrivato all'autocostruzione. L'autocostruzione significa acquistare i disegni e poi partendo da una tavola di legno, in questo caso noce, e da adesso in avanti sto lavorando solo con il pero, si costruisce tutto. Praticamente con la sega si tagliano dei listelli di vario spessore, di vari diametri, e poi con quello si costruisce il veliero. Che consiglio darebbe a un giovane che vuole intraprendere questa cosa? Acquistare una scatola di montaggio abbastanza semplice, quello è il primo passo. Poi da lì si acquisiscono, come dire, le esperienze necessarie a costruire tutto quello che si vuole. È stato supportato anche da molti amici, da molti conoscenti? Sì, tanti aiuti, in particolare ne vorrei ricordare due, Ettore Sarti e Dino Romanelli. Purtroppo non ci sono più, perché siamo tutti di età avanzata, ma sono state persone splendide che mi hanno, come dire, supportato e incoraggiato, aiutato molte volte, in particolare Ettore Sarti, di cui tra l'altro ho alcune macchine da lui autocostruite che sono dei veri gioielli, non si trovano in produzione macchine così perfette.